Su proposta dell'assessore regionale alla pesca, la Giunta regionale ha dato il via libera a un nuovo bando POF-EAMP 2014-2020, finalizzato a compensare le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dalle conseguenze economiche dello scoppio della crisi in Ucraina. Lo stanziamento è di quasi 1.200.000 euro e la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio prossimo. La Regione Veneto chiederà ulteriori fondi per compensare un maggior numero di aziende possibile, in quanto il comparto pesca per la regione è di primaria importanza. Rientrano le imbarcazioni in attività tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022. La compensazione è proporzionata alla potenza del motore. Per quanto riguarda le imprese di acquacoltura, potranno richiedere un contributo per ciascun impianto attivo nello stesso periodo di riferimento proporzionale all'entità delle produzioni di allevamento. Ciò che ha colpito maggiormente le imprese della pesca e dell'acquacoltura è stato l'aumento del carburante giunto dopo le difficoltà dovute la pandemia. Si tratta dell'ultimo dei bandi che rientrano nel POF-EAMP 2014-2020, in totale 13, per una dotazione complessiva di 45 milioni di euro. A fine anno partiranno i bandi della nuova programmazione POF-EAMP 2021-27, approvata dall'Unione Europea lo scorso novembre. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.